In questo periodo ovviamente si sta facendo un gran parlare di ciò che sta accadendo in Ucraina. Diciamo che questo attacco, questa invasione a tutti gli effetti della Russia verso l'Ucraina ha preso tutti un po' alla sprovvista perché sembrava che non fosse possibile, oltre che sembrava, diciamo così, da un certo punto di vista globale, un po' fuori luogo il fatto che appena uscita una pandemia globale ci dovessero essere questi ulteriori problemi. E quindi in questo momento, nel momento in cui vi sto parlando, ovviamente tutti stanno affrontando il tema dell'Ucraina, ci sono le famose maratone mentana che cercano di approfondire questo tema, la programmazione televisiva è sconvolta ovviamente da questo tipo di situazione, quindi ci sono un sacco di trasmissioni con approfondimenti giornalistici e sui social si fa un gran parlare di queste vicende, ovviamente anche dal punto di vista della politica internazionale è il tema al centro dell'attenzione. Praticamente non si fa altro che parlare di questa vicenda e, ripeto, assolutamente ha ragione. Anch'io nel mio piccolo voglio dire qualcosa rispetto a questa vicenda, ovviamente non perché voglia cavalcare, o forse sì, voglia cavalcare, diciamo così, il chiacchiericcio che c'è su questo argomento. Io ovviamente non parlerò di questioni che hanno a che fare di geopolitica, di energia, eccetera, eccetera, dato che pur essendo diciamo così, un cittadino informato e una persona, diciamo così, interessata ai temi di politica internazionale, di sviluppo della società globale contemporanea, ovviamente non sono il migliore esperto per parlare di questi temi. Però, in quanto studioso dei media, soprattutto dei media digitali, mi sembrava interessante cercare di affrontare il tema della guerra, credo che si possa chiamare russo-ucraina, fondamentalmente sul tema dei media, ovvero qual è il ruolo che hanno i media e soprattutto i media digitali, perché non bisogna dimenticare che i media digitali ormai sono un livello molto importante della società contemporanea e quindi in quanto livello molto importante stanno anche plasmando e modellando ciò che sta accadendo in queste ore per quanto riguarda la guerra. Quindi quello che io voglio proporre in questo caso è, diciamo così, come format ho scelto quello del dizionario, quindi cercherò di fare un dizionario e quindi un elenco delle parole chiave dal punto di vista dei media che possono essere utili per capire qualcosa di più, soprattutto dal punto di vista del media digitale, di cosa sta accadendo nella guerra fra la Russia e l'Ucraina. Utilizzerò però come tipo di, diciamo così, impostazione per, diciamo, non tanto o no, meglio, non solo un'impostazione sociologica, bensì quella mediologica. Quindi questo sarà un dizionario mediologico della guerra in Ucraina. A questo punto uno potrebbe dire, cioè, sì, perché usi questo termine, usi mediologia? Allora, il termine mediologia non è un neologismo, è un termine che diciamo così, viene utilizzato negli studi sui media e sulla cultura in un'accezione piuttosto specifica. Io uso questo termine fondamentalmente nei modi con cui è stato descritto dai miei amici e colleghi Mario Pireddu e Francisco Sedda in un libro che è stato pubblicato nel 2004 che si chiama appunto Mediologia. Una disciplina attraverso i suoi classici. In questo libro si dice che la mediologia si adotta di mediologia, una definizione piuttosto ampia, e si dice fondamentalmente che è quella disciplina che sceglie i media come territorio di osservazione privilegiato per lo studio della società e i suoi mutamenti. E in quanto territorio privilegiato per lo studio della società e i suoi mutamenti, anch'io farò questo tipo di strategia, cioè utilizzerò i media e i media digitali in particolare, essendo il mio campo di ricerca e anche di interesse personale, per capire cosa sta succedendo nella guerra in Ucraina. Allora, come ho detto che farò la struttura di un dizionario e quindi dirò proprio le caratteristiche di questo, diciamo così, farò proprio una lista delle parole in ordine rigorosamente alfabetico. Allora, cominciamo con la prima, A come Anonymous. Vabbè, questo ormai è sotto gli occhi di tutti, il 24 febbraio 2022 c'è stato, ovvero quando è iniziato l'attacco del russo contro l'Ucraina, il collettivo hacker Anonymous ha cominciato una serie di azioni, di attività, si potrebbe proprio dire degli attacchi che possono essere ricondotti al concetto di cyber war, anche se non è il termine più corretto da questo punto di vista. In questi attacchi sono attacchi appunto di tipo prevalentemente denial of service, cioè nel senso che
il collettivo hacker internazionale Anonymous ha cominciato a rendere irraggiungibili i principali siti internet russi, compreso quello del Cremlino. E oltre a fare questo, hanno cominciato anche a dare diciamo così, un sostegno istituzionale con tutta una serie di tweet a sostegno dell'Ucraina. Da parte di una serie di account che possono essere fatti ricondurre a questo, diciamo così, anonimo gruppo di hacker internazionale. Quindi sicuramente A come Anonymous. B come Bitcoin, perché anche la moneta virtuale, la moneta basata su blockchain, è stata protagonista del conflitto. Un account Twitter, da questo punto di vista, Twitter è stato assolutamente uno strumento importantissimo per cercare di avere il maggior numero di informazioni possibile. L'account Twitter Ukraine, che è un progetto prevalentemente turistico di tipo non governativo ma collegato all'Ucraina, ha chiesto di fare donazione in Bitcoin sui circuiti Ethereum e Tether. Tether, scusate, non so bene come sia diciamo così, la pronuncia, in cui lo scopo è quello appunto di dare sostegno economico, però tramite un'economia particolare, quella di Bitcoin, all'Ucraina. Sulle prime, oltre a questo, sembrava che questo account, in quanto non istituzionale, potesse in realtà essere una truffa, mentre in realtà lo stesso fondatore di Ethereum, che è un russo, Vitalik Buterin, ha messo diciamo così, il fatto che questo annuncio fosse reale, perché appunto il wallet a cui facevo riferimento era un wallet che era collegato con la raccolta di fondi ucraini e quindi si poteva considerare attendibile. Però bisogna stare attenti perché esistono in giro degli screenshot di questa richiesta di aiuto in forma di Bitcoin da parte di questo account Twitter turistico, che in realtà hanno fatto delle modifiche nel wallet per cercare di rubare fondamentalmente i bitcoin che le persone volessero versare. C come cyber war. Allora, molti analisti non sono d'accordo di ritenere che il termine cyber war sia ascrivibile alla Russia. Infatti ancora non siamo in una situazione di guerra elettronica. Anche se però la Russia da quando dava sostegno e da quando appunto, ha cominciato a dare sostegno alle truppe, alle milizie filorusse del Donbass, aveva già cominciato a utilizzare una serie di armamenti fondamentalmente per la guerra elettronica. Quindi in realtà non si può parlare di cyber war in senso stretto, perché ancora non esistono manovre massicce fatte in questa direzione, se escludiamo appunto degli attacchi hacker da parte di sostenitori o fiancheggiatori del governo di Putin. Questo fondamentalmente perché l'Ucraina è stata sempre tecnologicamente dipendente dalla possibilità di accedere a tecnologie grazie alla Russia, quindi non c'è bisogno di una vera e propria guerra elettronica da questo punto di vista da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina. Però esistono sul territorio russo degli strumenti particolari, per esempio il sistema LIR-3, io l'ho dovuto studiare perché non lo conoscevo, è un sistema che è basato su droni che permette di usare queste tecnologie per intercettare le comunicazioni wireless o per oscurare sia le comunicazioni wireless che il GPS. Quindi la Russia, da questo punto di vista, potrebbe effettuare delle azioni di cyber war, di guerra elettronica in senso stretto. D come disinformazione. Allora, ovviamente non è niente di nuovo sotto il sole, la disinformazione è sempre stato uno strumento utilizzato in guerra fin dal De Bello Gallico, che ricordo io. Così come le guerre del secolo scorso, e quindi anche la guerra dell'Ucraina è caratterizzata da questa strategia di disinformazione. Diciamo che, dal punto di vista tattico-strategico, si chiamano PSYOPs, cioè Psychological Operation Warfare, cioè guerre diciamo così, psicologiche che utilizzano i mezzi di comunicazione. Ovviamente, dato che siamo nell'ambito della disinformazione, ci vogliono anche degli strumenti per per fare il fact-checking, quindi per combattere le fake news. E c'è uno strumento interessante sviluppato dal gruppo di fact-checker spagnolo che si chiama Maldita, che ha messo in piedi una mappa interattiva che si chiama ukrainefacts.org,
Ukraine, come il nome inglese dell'Ucraina, ukrainefacts.org, e questa mappa interattiva permette di avere una mappa costante, un monitoraggio costante di quelli che sono le notizie fake che stanno circolando in queste ore, quando è possibile controllarle. È come Eurovision. Allora, questa credo che sia una notizia un po' che sembrerebbe una notizia di colore, no? Perché è stato dato, infatti, l'European Broadcasting Union, che è l'associazione delle televisioni nazionali europee che organizzano l'Eurovision, hanno dichiarato che la Russia non parteciperà all'Eurovision Song Contest, che si terrà a Torino, in Italia, dal 10 al 14 maggio. Sulle prime sembrava che si desse possibilità alla partecipazione russa, però mettendo in evidenza il dissenso da parte di Eurovision Song Contest verso le attività che stavano accadendo fra Russia e Ucraina. Ma alla fine c'è stato proprio un vero e proprio dietrofront, che un dietrofront importante, perché è stato dichiarato che la Russia non avrebbe potuto partecipare appunto all'Eurovision Song Contest. Allora, da un certo punto di vista può sembrare una notizia di colore, oppure come una notizia assolutamente circostanziale, però ha un importante valore simbolico, perché non solo perché l'Eurovision Song Contest raccoglie tutte le televisioni nazionali europee inteso come continente europeo, ma fondamentalmente perché, essendo un grande evento mediale, il fatto che la Russia non venga ammessa a partecipare a questa gara vuol dire anche che la Russia sta ricevendo una sanzione simbolica, quindi c'è anche un intervento dal punto di vista simbolico di quello che sta accadendo in Ucraina. F, allora, F come flight radar. Allora, per chi non lo conoscesse, flight radar, appunto flightradar24.com, è un sito internet che permette il monitoraggio dei voli civili in qualunque parte del mondo. È un servizio che è freemium, perché una parte è gratuita e un'altra parte invece è a pagamento quando si vogliono utilizzare la versione più sofisticata. Qualche giorno fa Flight Radar 24 è stata la fonte utilizzata per condividere una mappa che in alta risoluzione è resa disponibile da Getty Images, una mappa in cui si vede la chiusura dello spazio aereo ucraino. In questa mappa si vedono appunto tutte queste enorme numero di voli aerei che circondano e sovrastano l'Europa, tranne l'Ucraina, che fa notare proprio come anche gli aerei siano un indicatore indiretto, o meglio in questo caso diretto, del fatto che in Ucraina sta accadendo qualcosa, nella fattispecie un conflitto. Allora, G come Google Maps. Allora, una cosa che noi non dobbiamo dimenticare è che le società di Big Data sono società internazionali e multinazionali, o meglio transnazionali, agiscono su tutto il territorio, quando il territorio lo permette. Infatti, per esempio, Google non può, se non ha mano libera di azione in Cina, tanto per dirne uno. Ma le società di Big Data, ovviamente anche in tempo di guerra, soprattutto in queste situazioni, devono ripensare le caratteristiche e le funzionalità di alcuni prodotti. Per esempio, Google ha disabilitato alcune funzioni nella sua versione ucraina, quindi quando intercetta alcune IP si collegano all'Ucraina, per evitare che il servizio fornito da Google Maps, cioè quello di monitoraggio del traffico, potesse essere utilizzato o per visualizzare le truppe militari, oppure per monitorare lo spostamento dei civili sul territorio. Quindi è anche un modo con cui Google Maps ha cercato di dare un elemento di sicurezza per tutti coloro i quali utilizzassero le informazioni che Google comunque mette a disposizione e che sono molto 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 dettagliate. H, la cosa che mi è venuta in mente quando dovevo fare questo dizionario è che cosa metto la lettera H. Allora, la prima cosa che mi è spuntata alla mia attenzione è Hitler. Allora, perché Hitler? Perché ovviamente in un'ottica mediologica anche l'immaginario, cioè il modo con cui i media costruiscono una narrazione e si rifanno anche a delle mitologie, in questo caso negative, è utile per capire le caratteristiche comunicative e mediologiche del conflitto. Allora, Hitler sicuramente è stato citato molte volte durante questa guerra, perché è il modo migliore per screditare un nemico. L'Ucraina nei confronti di Putin e i russi nei confronti di Zelensky. Quindi diciamo che entrambi i leader delle nazioni in guerra, quindi Putin e Zelensky, sono stati paragonati a Hitler.
Dunque, Putin è stato paragonato a Hitler non solo da tutta una serie di meme che circolano, oppure di immagini che vengono riportate durante le manifestazioni che i movimenti pacifisti stanno facendo in Europa, in tutte le città europee in questi giorni. Ma c'è anche uno in particolare che è una falsa copertina del Time, che da alcuni è stata considerata vera, in cui si vede appunto questa sovrapposizione di Hitler con la faccia di Putin, che però bisogna ribadire è un falso, o meglio, non è tecnicamente un falso, perché la persona che l'ha twittata è un grafico, un designer che ha voluto appunto immaginare quale poteva essere una copertina del Time che volesse sottolineare la sua ostilità nei confronti di Putin, inteso come invasore dell'Ucraina. Ovviamente il designer è un ucraino. Però molti hanno considerato che questa immagine Time fosse vera, e quindi ci sono un sacco di siti di debunking che fanno notare che in realtà non è questa immagine non è assolutamente vera, o meglio, non può essere considerata assolutamente vera, ma è semplicemente quello che potremmo chiamare un esercizio di stile. Esercizio di stile che invece è stato parte completo di una serie di tweet di disinformazione contro il presidente ucraino Zelensky, perché Zelensky è stato rappresentato in questi tweet in una foto in cui lui prende appunto una maglia della nazionale ucraina, ma questa maglia nazionale ucraina invece di esserci un numero al suo centro c'è una svastica. Questa invece è una foto fake, completamente falsa, che è stata photoshoppata ad hoc, e quando la foto originale in realtà è la presentazione da parte di Zelensky della maglia della nazionale ucraina per l'Euro 2020. Allora, I come Interbank. Interbank può dire interbancario. Allora, perché questa I come interbanca interbancario? Perché è la I del sistema SWIFT. SWIFT infatti vuol dire Society for Worldwide Interbank Financial Communication. E praticamente è una società che a partire dal 1973, se non vado errato, ha cominciato a rendere, diciamo, tracciabili i pagamenti internazionali che vengono fatti all'interno del sistema bancario di tutto il mondo. Il sistema SWIFT è stato all'inizio preso in considerazione come una delle sanzioni da fare alla Russia, cioè togliere la Russia dal sistema SWIFT. Il problema è che è un'arma a doppio taglio, perché il sistema SWIFT potrebbe sicuramente ha una capacità di impedire che la Russia possa ricevere ed effettuare pagamenti a livello internazionale. Questo quindi sarebbe un grosso problema, e la Russia da questo punto di vista sta avendo dei problemi. Però questo ha delle conseguenze negative. La prima è che aumenta l'esposizione delle banche europee nei confronti delle aziende russe, perché in questo modo le banche europee non possono fare, diciamo, pagare ciò che le aziende italiane o le aziende internazionali fanno nei confronti dei rapporti commerciali con la Russia. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che c'è il rischio che in questo modo c'è un ulteriore avvicinamento della Russia alla Cina. Infatti il sistema SWIFT non è l'unico sistema al mondo, ce n'è un altro alternativo che si chiama CIPS, che è della Cina, sviluppato da Russia e Cina, e quindi in questo caso la Russia potrebbe autonomamente decidere di non utilizzare più il sistema SWIFT per il tracciamento dei pagamenti bancari internazionali, e quindi di com utilizzare completamente il sistema CIPS. C'è però, da quello che ho letto io in giro, una specie di cautela da questo punto di vista, perché il sistema CIPS, essendo basato sulla moneta cinese, è un po' più debole del sistema SWIFT, che invece è basato sul dollaro e quindi più accettato a livello internazionale. K come Kaspersky. Allora, tutti conosciamo i Kaspersky o i Kaspersky Lab. È un famoso antivirus che diciamo così, che ha sostituito l'altrettanto celebre americano Norton ormai da diversi decenni. Alcuni attivisti informatici, alcuni analisti informatici hanno però fatto notare che, dato che Kaspersky è un prodotto russo, è lo stesso fondatore di questa società, è il contractor principale del Ministero della Difesa russo, potrebbe crearsi uno scenario per cui i nostri antivirus potrebbero diventare dei cavalli di Troia per esempio, degli attacchi malware organizzati dalla Russia. E questo è un primo aspetto, come ritorsione contro l'ostilità che diciamo così, l'Occidente sta riservando alle manovre di Putin in Ucraina. E questo è un primo aspetto.
Questa è una situazione delicata perché proprio un mese fa, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero per lo Sviluppo Economico, il MISE, ha dichiarato che l'antivirus Kaspersky avesse le certificazioni necessarie per essere utilizzate nella pubblica amministrazione anche a altissimi livelli. Quindi la situazione della sicurezza e della delicatezza della possibilità di un attacco hacker russo, che è uno scenario però, attraverso Kaspersky come diciamo così, cavallo di Troia potrebbe essere piuttosto pericoloso. Però alcuni, in particolare ho letto il thread fatto da Paolo Attivissimo, che è un famoso esperto di informatica che si occupa anche di debunking e che affronta questi temi di cultura digitale sofisticata nel suo blog attivissimo.net. Diciamo che Paolo Attivissimo ha dichiarato che è diciamo, è un po' controproducente pensare la plausibilità di uno scenario di questo tipo, per tutta una serie di motivi che vi rimando a leggere, diciamo così, i tweet che troverete nel canale Twitter di Paolo Attivissimo, e credo che ci faccia anche un post perché era piuttosto interessante e articolato. Allora, L è sicuramente lingua, intesa come che bisogna fare attenzione a come si usa la lingua, soprattutto se si è personaggi pubblici in uno spazio pubblico. A questo sto facendo riferimento. E durante la trasmissione televisiva, mezz'ora in più, Lucia ha annunziata che la conduttrice di questa trasmissione su Rai 3, che va in onda su Rai 3 la domenica, diciamo, si è lasciato parola ad un servizio in cui Ricoletta dava appunto esprimeva la propria partecipazione nei confronti della popolazione ucraina. Popolazione ucraina che si sarebbe trasformata da poco a causa della guerra in una popolazione di persone in cerca di aiuto, enormi persone, e quindi che avrebbe colpito centinaia e migliaia di persone ucraine. E in un fuori onda la Lucia Annunziata avrebbe detto centinaia di migliaia anche di cameriere e di badanti, rincalzato dall'ospite in studio Antonio Di Bella, che diceva e amanti, quindi massimo appunto diciamo così, della gaffe dal punto di vista e anche della mancanza di tatto e di gusto nei confronti della popolazione ucraina, che in questo momento ovviamente sta soffrendo tantissimo. E ovviamente i due si sono scusati, hanno chiesto scusa, il fuori onda è effettivo, però la lingua in questo caso andava frenata, perché ovviamente non si può esprimere un atteggiamento così poco rispettoso nei confronti della popolazione ucraina e comunque anche nei confronti del sistema economico e del sistema del welfare familiare italiano, ha avuto e ha un ruolo fondamentale. Quindi, qualora fosse, gli ucraini sono alcune del popolo più, diciamo così, con maggior tasso di laureati in Europa, ma anche se fossero delle persone badanti e cameriere, comunque, proprio per il welfare familiare italiano, hanno sempre avuto un ruolo di primo piano, quindi è stata assolutamente una frase di cattivo gusto da ogni punto di vista. Sempre continuando in questo dizionario mediologico, c'è la lettera M come meme. Allora, come ovviamente, se uno si va a cercare in questo momento i meme della guerra russo-ucraina, trova i meme di tutti i tipi, appunto Putin come Hitler, alcuni meme più classici resi invece più, diciamo così, resi compatibili con la narrazione di ciò che sta accadendo in Ucraina e così via dicendo. Però c'è un meme in particolare che è interessante. L'ambasciata americana a Kiev, a poche ore dal discorso che ha fatto Putin sul fatto che l'Ucraina in realtà era un'invenzione di Lenin e che non aveva una sua autonomia, ha twittato un meme che è stato di particolare successo, tanto da avere 36.000 retweet e quasi 170.000 like. E questo, il senso di questo meme era che mentre Kiev era al centro di una civiltà fiorente fra il 996 e il 1108, in quegli stessi anni Mosca era poco più di un bosco. Quindi anche un modo per dire che sarà anche un'invenzione di Lenin, ma comunque la civiltà ucraina è molto più antica della civiltà russa. E questo già farebbe ridere di per sé in quanto meme, ha fatto, diciamo così, ironico ancora di più perché sia stata l'account Twitter ufficiale dell'ambasciata statunitense in Ucraina. Ovviamente, come se ciò non bastasse, è stato ripreso lo stesso format su Twitter, è stato diventato un esercizio di stile, tanto che alcuni utenti Twitter hanno utilizzato lo stesso identico format, però lo
trasformandolo e rivolgendolo contro gli Stati Uniti, mostrando infatti che quando Mosca era una civiltà assolutamente florida, Washington era poco più di un bosco con delle sterpaglie, tanto per dire appunto che una volta costruito il format è facile utilizzare in un senso oppure in un altro. O come OnlyFans. Allora, anche il celebre sito porno amatoriale come OnlyFans è stato coinvolto nella guerra russo-ucraina, quella che ormai ho deciso che si può chiamare guerra russo-ucraina. Infatti, moltissime content creator russe hanno lamentato che i loro account sono stati sospesi o in alcuni casi i loro pagamenti congelati. E secondo alcuni erano attribuibili al fatto che erano appunto account russi, e quindi OnlyFans abbia fatto questo per reazione alla Russia. Soprattutto c'è un nella, diciamo sì, nella, nelle interviste che si trovano sui vari testate giornalistiche internazionali, probabilmente americane, c'è un account in particolare che è Bunny Mommy, che ha detto per esempio di aver perso circa 8.000 dollari in pagamenti e donazioni per le sue, diciamo così, produzioni di contenuti sulla piattaforma OnlyFans. OnlyFans però ha dichiarato che quello che è accaduto non è stata una sua azione diretta a bloccare, appunto a sostenere l'Ucraina in maniera diretta, a bloccare quindi la possibilità che le creator, perché in prevalenza sono donne, russe non potessero avere quindi sviluppare la propria attività di produttrice di contenuti. Ma è dovuta soprattutto al fatto perché essendo stato un problema fondamentalmente legato ai pagamenti ed essendo stati immediata la reazione del sistema finanziario globale nei confronti del rigidimento, soprattutto da parte dell'America e dell'Unione Europea nei confronti della Russia, ovviamente c'è stato un problema di legittimazione dei pagamenti, ma sembrerebbe adesso che il problema sia stato fondamentalmente risolto. Sempre nell'ambito della guerra, diciamo così, della comunicazione e della disinformazione, tocca alla P di Pornhub, quindi possiamo parlare di guerra della porno disinformazione. Che cosa è successo? Secondo alcune diverse varie fonti giornalistiche, anche italiane, il celebre sito di adulti di Pornhub, famoso per non solo per i suoi contenuti, ma anche perché fa delle statistiche piuttosto interessanti sul consumo di contenuti porno a livello mondiale, avrebbe impedito l'accesso agli utenti russi. Anzi, nel momento in cui riconosce sembrerebbe che nel momento in cui riconosce un IP russo, diciamo così, questo IP viene bloccato e al posto di avere accedere al portale di contenuti per adulti Pornhub, ci sia un'immagine che dice che dà sostegno all'Ucraina. In realtà tutto ciò non è assolutamente vero, perché alcuni siti antibufala, in particolare Butak e Giornalettismo, hanno fatto notare che lo screenshot che sta girando in realtà è uno screenshot che serve semplicemente per verificare l'età utilizzando account, diciamo, per verificare l'età e quindi dare l'accesso ai contenuti di Pornhub da parte di coloro i quali hanno un account verificato su Vkontakte, che sarebbe il Facebook russo. Quindi in realtà questo screenshot è uno screenshot che dice semplicemente di verificare l'età, non dice nulla a sostegno contro l'Ucraina. Infatti, se si utilizza un account verificato VK, questo è giornalettismo che ha fatto il fact-checking, se si utilizza un account verificato Vkontakte con un collegamento, diciamo così, oscurato, dell'IP oscurato, i contenuti sono assolutamente legittimi, legittimi nel senso assolutamente accessibili. Infatti sembrerebbe che l'interpretazione falsa di questo screenshot, che in realtà vuole semplicemente verificare l'età, sarebbe circolata per colpa di un account Twitter ora chiuso, che voleva semplicemente, che sembrava essere un Twitter di giornalista, che invece non lo era. Quindi questa è un po' la situazione. Per la Q, ovviamente, Qatar. Perché la guerra si combatte anche per quanto riguarda gli eventi mediali globali. La notizia è che la FIFA ha annunciato che la Russia non potrà partecipare ai campionati mondiali che si svolgeranno in Qatar nel 2022. E questa è una notizia che possiamo sempre ascrivere nella reazione anche simbolica, nei confronti, ma anche economica, perché la partecipazione della Russia ha anche delle conseguenze economiche sugli sponsor. Che comunque è una reazione dei grandi eventi mediali legati allo sport, e non è l'unica. R ovviamente ransomware. Per chi non lo sapesse, ransomware è un tipo di software che
pericoloso che prende possesso del computer, del proprio computer, e per poter sbloccare i dati che sono all'interno di questo del computer di cui ransomware ha preso possesso, bisogna pagare un riscatto. Infatti in inglese ransom vuol dire riscatto. Allora, che cos'è questo? Perché era come ransomware? Perché il collettivo di cybercriminali russo Conti Group è stato vittima di un data breach. Allora, chi sono i Conti Group? Conti Group sono famosi perché sono autori dichiarati di una serie di attacchi ransomware a una serie di aziende in tutto il mondo. In Italia, per esempio, attacchi ransomware da parte di questo gruppo sono state vittime le patatine San Carlo e il gruppo di giocattoli che si chiama Clementoni, che credo che conosciamo tutti. E quindi ciò che hanno fatto, che ha fatto questo gruppo è quello di, all'indomani dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, di dare il proprio appoggio incondizionato alle azioni di Putin. Questo gruppo però non sapeva di avere al loro interno un infiltrato ucraino, il quale ha fatto un data breach, cioè ha diffuso una serie di dati molto delicati, quasi 13 mesi di informazioni riservate che contengono messaggi privati dei partecipanti a questo gruppo di, diciamo così, di truffatori hacker, oltre le informazioni su 150 portafogli Bitcoin, oltre a una serie di username e indirizzi IP usati da questo gruppo per i loro attacchi. Quindi, che causa del suo mal? Potremmo dire, no? Pianga se stesso. S come Starlink. Allora, durante una guerra le infrastrutture della comunicazione sono centrali, quindi è bene sempre averle utili e funzionali. Mikhailo Fedorov, spero di averlo pronunciato bene, che è il vice primo ministro ucraino, nonché ministro della Digital Transformation, ha inviato un tweet a Elon Musk dicendo di, invece di andare nello spazio a mandare satelliti, di dare la possibilità di accedere a Starlink per così consentire la connettività internet ucraina senza dover dipendere dalle infrastrutture che potevano essere prese d'attacco dai russi. Elon Musk ha risposto positivamente, quindi e proprio recentemente il ministro della Digital Transformation Fedorov ha pubblicato una foto in cui si vede appunto un camion da la quale spuntano tutte le tecnologie che servono per installare Starlink. Dunque, Starlink che cos'è? Dunque, Starlink è un sistema di connettività internet che sfrutta la copertura satellitare e quindi è indipendente dalle stazioni di terra, il cui scopo è quello di dare la possibilità di una connettività di fibra internet di tipo fibra ottica a bassa latenza, come si dice, cioè con pochi rallentamenti, nonostante ci sia un collegamento basato con delle stazioni, diciamo così, satellitari. E quindi Elon Musk è entrato come personaggio all'interno della guerra, diciamo così, la guerra russo-ucraina. T come TikTok. Allora, noi siamo abituati a pensare a TikTok come il social dei balletti, che in parte è vero e in parte no. Quello che è interessante è che però TikTok è anche una fonte di informazioni molto particolare per quanto riguarda la guerra russo-ucraina. Per esempio, alcuni utenti del gruppo di investigatori, diciamo così, crowdsourcing, cioè che raccolgono in maniera delocalizzata informazioni, che si chiama Conflict Intelligence Team, già a partire dal 4 febbraio scorso avevano cominciato a utilizzare la piattaforma TikTok, soprattutto alcuni video pubblicati dalla piattaforma TikTok, per studiare e quindi verificare, accertare la presenza di truppe russe ai confini dell'Ucraina. Poi ovviamente sappiamo come è andata a finire la cosa. Però negli ultimi tempi TikTok, proprio perché è diventata una fonte informativa molto interessante per quanto riguarda le informazioni di ciò che sta accadendo in Ucraina, è successo anche qualcos'altro. Cioè TikTok è diventato anche una fonte di disinformazione, infatti esistono diversi account TikTok nati da poco che con la scusa di mandare live delle immagini con dei bombardamenti all'Ucraina, in realtà prendono dei video in loop di non si sa quale provenienza, spesso con della voce di pianti sommessi in sottofondo, che mi sono accorto, dato che li ho visti anch'io, spesso questi pianti sommessi sono sempre gli stessi in tutti i video, indipendentemente dal tipo di account TikTok. Quindi da un lato fonte informativa privilegiata prima che la guerra scoppiasse, adesso in piena disinformazione, fonte anche disinformativa. Perché no, d'altronde? U come UEFA. Torniamo nell'ambito degli eventi mediali che entrano in guerra. Anche la UEFA ha fatto due azioni. Non solo ha deciso di interrompere la partnership con Gazprom, che è il più importante diciamo così, società russa per la vendita di gas a tutta Europa e in tutto il mondo.
e quindi non avrà più la pubblicità di Gazprom durante le sue manifestazioni, ma nessuna squadra russa potrà partecipare alle competizioni della UEFA. Infatti, lo Spartak Mosca era stato sorteggiato per diciamo così, giocare una partita contro il Lipsia negli ottavi di Europa League, e adesso ovviamente è stato messo fuori, diciamo così, non potrà più sostenere questa partita, e quindi presumibilmente la Lipsia potrebbe vincere a tavolino, però ancora di questo non ci sono, io almeno non ho trovato informazioni aggiornate. Cosa mi viene in mente quando dico V? Ovviamente stiamo parlando digitale, V, videogiochi. Allora, però videogiochi in un senso particolare, se noi mettiamo insieme questo cocktail, videogame, iperrealismo e la fretta, otteniamo un ottimo mix per creare disinformazione, anche se più correttamente misinformation. Qual è la differenza? Che la disinformazione, disinformation, è quando io attivamente modifico dei contenuti per... coscientemente dei contenuti per far sì di diffondere informazioni false. La misinformation è quando invece condivido dei contenuti di cui non so la provenienza e li utilizzo come se fossero veri senza che essi lo siano. Quindi diffondo fake news o comunque notizie non accertate mio malgrado, cioè senza esserne consapevole. Questa è la misinformation. Rai 2 è stato protagonista di questa misinformation. Perché? Perché durante la trasmissione anni 20 il giornalista Daniele Pervincenzi ha commentato come se fossero vere delle immagini di un bombardamento di una contraerea ucraina che attaccava degli aerei russi, mentre in realtà erano immagini video prese da un videogioco che si chiama Arma 3. E dobbiamo ringraziare gli utenti Twitter italiani molto attenti che se ne sono accorti. A sua volta il TG2 ha trasmesso anche in questo caso un bombardamento di quella che sarebbe dovuta essere una città non ben precisata dell'Ucraina, quando in realtà anche in questo caso era un videogioco. In questo caso il videogioco è War Thunder. Questo vuol dire fondamentalmente che sia Arma 3 e War Thunder sono dei videogiochi assolutamente sofisticati e iperrealistici. Chi conosce i videogiochi di guerra, se non ci ha mai giocato, comunque li conosce di fama. E quello che è interessante è che sono talmente iperrealistici da avere tratto in inganno dei giornalisti. Ma questo non è un problema di giornalismo, è un problema del fatto che spesso la fretta porta a fare delle riflessioni che in realtà andrebbero meglio verificate. In ultimo abbiamo Z come Zelensky. Allora, perché Zelensky? Allora, Volodymyr Zelensky è interessante dal punto di vista mediologico, da vari punti di vista. In primo luogo perché è presidente dell'Ucraina, ma lui prima faceva il comico. Tra l'altro è stato, diciamo così, è stato partecipante alla versione ucraina di Ballando sotto le stelle, di cui è stato anche vincitore. È un attore comico molto famoso che aveva una serie televisiva satirica in cui c'era un uomo comune che si candidava a diventare presidente dell'Ucraina per sconfiggere la corruzione, cosa che effettivamente poi è successo in realtà. Quindi per la serie Zelensky, il personaggio Zelensky è diventato poi il presidente Zelensky. Che tra l'altro per molti è stato poco carismatico per molto tempo, ma durante questa guerra russo-ucraina ha dimostrato invece di avere non solo carisma, anche di essere colui il quale i media li sa utilizzare perfettamente per sostenere la popolazione, per aggiornare costantemente sul conflitto, per instaurare rapporti diplomatici con un canale aperto nei confronti dei paesi che sostengono l'Ucraina. E alcune volte anche di fare battute al vetriolo e sarcasmo quando se lo può permettere. Celebre da questo punto di vista è il fatto che lui abbia fatto un tweet molto sarcastico contro Draghi, dicendo fondamentalmente il fatto che Draghi lamentava la difficoltà di sentire Zelensky, e Zelensky diceva: effettivamente c'ha ragione, dovrò spostare i miei impegni che mi tengono appunto bloccato in Ucraina a causa della guerra per cercare di trovare uno spazio anche per Mario Draghi. Ovviamente non c'è nessuna, diciamo così, tensione diplomatica fra Russia. Scusate, fra Italia e Ucraina, anzi, proprio nel momento in cui vi parlo, Draghi ha espresso il proprio apprezzamento, il proprio sostegno, anche militare, nei confronti dell'Ucraina. Allora, questo è per quanto riguarda questo dizionario mediologico della guerra in Ucraina. Allora, due riflessioni, diciamo così, un piccolo contest. Allora, prima riflessione. Allora, i media digitali, ma i media in senso ampio, sono diventati un nuovo livello della società
del XXI secolo, cioè un vero e proprio livello, non è più qualcosa di separato che riguardano le persone, le istituzioni, ma riguarda ognuno di noi, non solo perché le guarda, ma anche perché le fa ed è parte attiva. E quindi fondamentalmente i media digitali sono diventati un nuovo strato, un nuovo layer, una nuova superficie significante con cui bisogna fare i conti, soprattutto vedere come interagiscono con gli altri strati, con gli altri layer, con la politica, con l'economia, col rapporto quotidiano tra le persone che hanno fra di loro, eccetera, eccetera. Quindi anche qualcosa che appartiene al retaggio del XX secolo, come la guerra, in realtà è stata completamente modificata, trasformata anche nella comunicazione, nelle strategie di disinformazione, ma anche nel ruolo da parte dei media digitali e dei media in senso lato. La seconda riflessione è che la globalizzazione ha mostrato che il mondo è molto più interconnesso di quanto si potesse immaginare. Il fatto che l'Unione Europea abbia agito in maniera forte e ferma contro Putin, il fatto che le sanzioni siano arrivate velocissime, il fatto che anche il sostegno nei confronti dell'Ucraina, sostegno economico e nel momento in cui sto parlando anche militare da parte dell'Unione Europea, cosa che non è mai successo prima, sta diventando sempre più concreto, fa capire come la globalizzazione economica, relazionale, tecnologica, eccetera, 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 è diventato un intrico molto particolare, per cui nel momento in cui in questa situazione di equilibrio si muove un pezzo, tutti gli altri pezzi tendono a cadere. Questa è una riflessione, mi rendo conto, non particolarmente sofisticata, ma a me ha dato molto a riflettere, soprattutto come sta agendo l'Unione Europea, che aveva prima molte difficoltà ad agire con un'unica voce, e mentre adesso, proprio nella figura di Ursula von der Leyen, la sta esercitando. Adesso il piccolo contest, veramente piccolissimo, giusto per creare un po' di interattività a questo video. Allora, io ho fatto un dizionario mediologico della guerra in Ucraina, quindi dalla A alla Z. Vabbè, ad esclusione della Y, delle lettere, c'è una lettera però dell'alfabeto latino che io ho completamente saltato. Ho completamente saltato. Allora, vi sfido, uno a due cose. Uno a cercare di capire qual è la lettera che ho saltato, quindi cercare di identificare qual è la lettera dall'A alla Z che io invece ho saltato. Direi volutamente, in realtà no, perché non mi è venuto in mente niente da attribuire a questa lettera che ho saltato. E quindi il context è: uno, trovare questa lettera, e due, secondo voi, in questo dizionario mediologico della guerra in Ucraina, questa lettera che ho saltato, a quale keyword, a quale parola chiave potrebbe fare riferimento? Sì, sto anch'io provando a fare un po' le strategie di engagement che fanno i youtuber e i content creator più sofisticati, ma ovviamente ho tantissimo da imparare, come anche sarà sicuramente l'editing di questo video. Vi ringrazio della vostra attenzione se siete riusciti ad arrivare fino a qui. Non è obbligatorio ovviamente vederselo tutto insieme, sono 40 minuti, potete anche clippare, diciamo, sì, saltarlo pezzo per pezzo, perché ovviamente io appena avrò il tempo metterò i capitoli nei commenti di questo video di YouTube, e ovviamente metterò anche le fonti che ho usato per raccogliere informazioni per costruire questo dizionario mediologico della guerra in Ucraina. E un'altra domanda, se capita, che ne pensate di questa mediologia? È una posizione interessante? È una posizione interessante? È qualcosa di già sentito? Qualunque tipo di informazione, qualunque tipo di osservazione, qualunque tipo di commento è benvenuto. Grazie della vostra attenzione.